Ragazzi, continuiamo con la storia. Andiamo finalmente alla prima missione della sequenza 7. Ho cambiato gli abiti ad Ezio perché mi ha rotto le palle gli abiti di Altair. E andiamo direttamente alla Gilda dei Ladri. Mancano due ingressi che poi sbloccheremo. Comunque, Gilda dei Ladri, dove c'è la volpe. Va bene, allora. No, no Ezio, no. Interagiamo. Vediamo cosa ha da dirci. Sorprendimi. Buongiorno Ezio. È ora di fare una visitina all'amante di Lucrezia, Pietro. Ho già chiesto ai miei uomini di trovarlo. Molto bene. Ezio, se posso. Cosa c'è? Qualcuno ha avvisato Rodrigo di stare lontano dal castello. Machiavelli? Ne hai le prove? No. Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti. I Borgia sanno dove si trovano le nostre spie! Fantastico. Ma quello è il doppiatore di Dalviano, uguale. Sempre su Pietro. Ezio? Zittire la talpa. Uccidi gli assalitori per assicurarti che non scoprano l'ubicazione della Gilda dei Ladri. Quindi accompagna la volpe a salvare i ladri in pericolo. Sincronizzazione totale, non scendere sotto i 5 riquadri di salute, quello ci possiamo stare tranquillamente. Quindi accantonato Bartolomeo, tutti quanti. Ma qua sopra c'è un punto di osservazione, o sbaglio? Ah, sto stronzo. Bisogna andarsene. Non devo scendere sotto i 5 riquadri. Istinto è stato questo. Aspettate, c'ho un'idea malsana proprio, però funziona. Ok. Benissimo. Ma perché mi dà punto l'osservazione di sopra se l'ho già fatto? Ma che bug è? Boh. Non riesco ancora a credere che Machiavelli sia un traditore. Prima l'attacco alla villa, poi il castello e adesso questo. Non può essere che lui. Vabbè, io prendo la medicina, in caso. Ho ancora un riquadro di salute a disposizione. Peso sta spada di Altair che ho trovato alla... come si chiama? Alla... al covo sull'isola Tiberina. Però non funziona per quanto riguarda parare. Era meglio lo spadone, sotto quel punto di vista. Che poi la spada di Altair gli è data al Mualim, quindi, cioè, sarebbe la spada di Al-Mualim, se proprio vogliamo essere precisi, l'abbiamo streamato a Assassin's Creed 1, quindi trovate tutto lì. Secondo me Machiavelli tipo lo stanno maltrattando. Adepti assassini, bravissimi. Non l'ha ammazzato, cioè.
Li ammazza solo se sono in piedi. Che stregoneria è? Grazie, assassini. Che cosa avete scoperto? Pietro verrà assassinato questa sera. Cesare ha incaricato il suo macellaio. No, macellaio addirittura. Vabbè, l'amante della sorella, quindi. Perché sappiamo che Cesare sta con sua sorella. Sua sorella sta con Cesare. È bruttissimo. Stasera. Muoviamoci. Bruttissimo, ma vero. Già. È una coppia di assassini, l'abbiamo ottenuta. Ma dato che ho 11 assassini, non è che potrebbero fare 3 slot, 4 slot, no? Per forza 3 ne deve fare. Non chiedo tanto. Chi è che va a romperci i coglioni? Oh, loro. Allora, vediamo chi far fuori. Ma non la cortigiana, cazzo. Bravissimi. Avete scoperto qualcosa su Pietro? Che lo prende nel di dietro. Stasera sarà impegnato. Bullshit. In una rappresentazione. Vai, vai! Dai, volpe, su. Qua tipo le guardie ci stanno adocchiando sempre di più, però dettagli, non importa. Mamma, non lo deve sapere. Come vorrei rimuovere quel manifesto lì, che palle! Tutto sto giro delle sette chiese per arrivare al Colosseo? Fantastico. Che fanno, lo crocifiggono? Perché c'è una scena, qualcosa dove crocifiggevano qualcuno. Che ci può stare, Viaggio della speranza, non finisce più. Prenditi anonimo, sono anonimo. Ah, renditi anonimo, ok, in quel senso lì. Così? Ma che vuol dire renditi anonimo? Raga, ma si è buggato! Raga, si è buggato! Ma non c'è nessuna guardia! Raga, ma si è buggato troppo il gioco! Che vuol dire? 15 minutes later. Raga, non ha senso. Allora, mi devo far desincronizzare per forza. In questo caso qui, ragazzi, mi devo far desincronizzare. Perché se no, non ha senso. Raga, mi devo far desincronizzare per forza. Cioè, si è buggato il gioco. Ma assurdo. Ci fa ripartire da qua. Con lo stesso livello di sospetto di prima, prima che staccassi il manifesto. Ma raga, io sono anonimo, cioè, non capisco, non capisco. Boh, vabbè. Cioè, mi sono dovuto desincronizzare per niente.
andiamo! Tocca tornare là. Sto sbagliando perché sono stanco. Svegliare le coscienze del popolo. Vai, vai! È boio. Cioè, è un bug peggio di Assassin's Creed Unity questo. Cioè, Unity non so se sarebbe capace di attuare un bug del genere. Localizza il ladro. Ho fatto la stessa cosa che ho fatto prima, adesso posso farlo, capito? Vabbè. L'ho trovato. Si fa così. Boom. Che cosa avete? Mali estremi, estremi rimedi. Sarà appeso a una croce. Micheletto lo ucciderà con una lancia. 1500, non so perché siamo in acqua. Però, boh, raga, sta missione qua mi puzza troppo. Cioè, io capisco tutto che ho usato qualche bug, ci sta, ma così è veramente assurdo.